Amici di Mattina 9, allora ben ritrovati nei nostri studi. Iniziamo con un argomento veramente curioso e interessante. Parliamo di droni, però questa volta droni per l'utilizzo civile. E lo facciamo in compagnia di Vincenzo Adelfi, presidente Nova Italia Onlus. Buongiorno. Vittorio. Vittorio? Mi perdoni, avevo Vincenzo, abbiamo detto Vincenzo, e Vittorio Adelfi. E poi l'ingegnere Maria Danzi, amministratore geofotogrammetrica. Sì. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a Mattina 9. Senta, noi abbiamo sempre sentito parlare di droni, naturalmente anche attraverso un po' le cronache internazionali in ambito militare, per gli eserciti, l'utilizzo, insomma, questi droni radar, questi droni che monitorano un po' il territorio, anche straniero. Invece oggi però ne parliamo in ambito civile, e cioè l'utilizzo del drone per l'imprenditoria, per altri settori, insomma, del sociale. Sì, per quanto mi riguarda l'utilizzo dei droni insomma, viene soprattutto utilizzato nel campo ingegneristico e tecnico, sia per quanto riguarda ispezioni di luoghi inaccessibili in ambito di geologico e geotecnico, quindi frane, costoni, dove l'uomo non può andare chiaramente ad indagare questo tipo di situazioni, ormai il drone c'è di molto aiuto. Quindi per un sotto aspetto qualitativo, ma anche quantitativo, e quindi di supporto alla progettazione. Come monitoraggio del terreno, dei movimenti franosi, ma soprattutto per quantificare volumetrie, superfici, affinché una progettazione per interventi di mitigazione del rischio possano essere fatti ad hoc. Quindi sotto l'aspetto ingegneristico abbiamo la filiera completa. Quindi in ambito anche un po' edilizio, no? Diciamo edilizio, sì, sono interventi preposti proprio alla mitigazione del rischio frane, ok? Questo è un aspetto, ma ci sono anche tanti altri aspetti, ad esempio indagare le infrastrutture come ponti, viadotti, quindi abbiamo, diciamo, un mezzo con il quale è possibile avvicinarci tramite un sensore ottico e quindi possiamo acquisire foto, immagini e video soprattutto, e analizzarli comodamente in studio, quindi andare a vedere, a verificare dissesti, quindi anche la qualità del calcestruzzo, insomma tutta una serie di parametri che poi affinché possono essere poi studiate, e la campagna di indagini poi ad hoc per quel tipo di struttura. Intanto qui abbiamo proprio la presenza, sì, del drone, sì. E che vediamo? Vediamo qui in tutte le sue caratteristiche, in tutte le sue microchip, pincraggeggi proprio elettronici e tecnologici. Sì. Possiamo dire e spiegare come funziona il drone? Sì, allora, cosa è collegato? Vedo un computerino piccolo. Sì, in pratica abbiamo l'hardware costituito dalle pale, diciamo, tutto quello che lo fa volare, con una sensoristica che viene i cui comandi, insomma, vengono trasmessi tramite Wi-Fi a un radiocomando, ok, con segnali radio, un radiocomando, e quindi il pilotaggio viene effettuato da remoto. Da remoto che significa? Significa con dei comandi che il pilota, insomma, utilizza tramite questo radiocomando, insomma, tramite il monitor sul quale pilota, vede possiamo il dire, pilota è un vero e proprio pilota, sì, perché c'è tutta una procedura poi affinché l'operatore diventi proprio pilota. Quindi una procedura d'addestramento. Sì, d'addestramento, dove deve arrivare a prendere dei patentini certificati dall'ENAC. Io una volta ho provato, sai, a utilizzare, ed è difficilissimo. Sì, perché inizialmente nasce un po' come divertimento, sì, un aspetto, insomma, ludico, sì, inizialmente. Sì, amatoriale. Adesso poi, da qualche adesso anno c'è un aspetto proprio tecnologico e formativo, sì, anche. Formativo e chiaramente professionale. Chiaramente. Ma come diventare un pilota di droni a questo punto? Allora, c'è, cioè, tutta, diciamo, una procedura che, insomma, però, esatto, Adelfi, cerchiamo anche, insomma, un po', perché sappiamo che c'è un'associazione. È più esperto di me, c'è un'associazione importante che, insomma, sottende un po' il progetto. Ne vogliamo parlare? Certamente, Nova Italia è nata come associazione di volontariato ambientale e protezione civile con caratteristiche dirette soprattutto alla formazione, e nel 2014 abbiamo fatto una scommessa di creare una sezione droni, visto che questo tipo di
veicolo aereo aveva, diciamo, secondo la mia opinione, dei vantaggi notevoli per procurare soprattutto dei nuovi posti di lavoro. In quale ambito? Quindi, nell'ambito civile sicuramente, abbiamo poc'anzi sentito dall'ingegnere Maria Danzi che viene usato nell'ambito delle professioni, quindi sia nel campo, adesso si può addirittura usare per l'agricoltura di precisione, un po' come... Quindi l'avete immaginato per vari settori, sì, vari settori. Siccome in Italia l'occupazione è molto carente, noi come associazione abbiamo visto in questo segmento, in questo settore, la possibilità di creare nuove professionalità, nuove professioni e quindi posti di lavoro veri di persone che prendendo un brevetto di pilota certificato ENAC attraverso le scuole di volo abilitate possano poi diventare dei veri professionisti a sostegno sia delle attività di protezione civile, per quanto riguarda la sicurezza in generale, quindi anche le forze armate, le forze di polizia. Quindi già avete trovato riscontro numerico nell'occupazione? Sì, ci sono già persone che effettuano... Che sono state assunte in qualche azienda? Ci sono dei contratti fatti anche per il momento, sono dei contratti fatti dall'Enel per il monitoraggio di tralicci che generalmente faceva lo scalatore per andare a verificare la bontà dei collegamenti. Adesso ci manda il giocattolo. Ci manda il drone, quindi assenza di pericolo, eccetera. Poi, come giustamente diceva, nel cambio della protezione civile è importante, perché laddove c'è un alluvione, come c'è stato nel Materano, dove l'ingegnere Maria Danzi più dettagliatamente può dire, perché è stata lì a visionare il territorio, praticamente con strade praticamente inutilizzabili per gli autoveicoli, mandando il drone, quindi si può andare a verificare nel caso della protezione civile, quindi quali sono le emergenze vere rispetto a una famiglia che magari sta sul tetto e qualcuno, certo, che sta allagando. Il drone, verificando l'emergenza, può determinare attraverso immediati. Il pilota remoto a terra quali sono gli interventi, certo, a proposito di emergenze anche magari per persone disperse, immagino, proprio in riferimento alle alluvioni che ci sono state nell'ultimo anno. Sì, prima delle persone disperse c'era proprio l'altra finalità del drone, ovvero quello di voi avete simulato la presa di un ostaggio attraverso il drone e siete stato poi ripreso, e noi abbiamo proprio una clip a tal proposito, se la vediamo e poi la commentiamo anche insieme. Grazie a questo drone è stata simulato proprio la presa di un ostaggio, quindi di una persona che ripresa poi dal drone. Commentiamola però, ingegnere. Sì, diciamo che questo non è proprio il mio ambito, insomma, in quanto mi muovo più nell'ambito tecnico, però sicuramente il drone, qui si è utilizzato un sensore ottico, dato che il drone è anche fornito di GPS, GPS che significa uno strumento che dà la posizione georiferita rispetto a un sistema di coordinate assoluto, quindi nel mondo, insomma, riusciamo a sapere tramite l'informazione che poi rimanda a terra sul radiocomando, dov'è proprio indicato sulla mappa dove sta volando, e quindi in questo caso, in questa simulazione, appunto, abbiamo confermato che l'utilizzo del drone, quindi con questo segnale GPS, riusciamo a individuare la posizione sul territorio di un, in questo caso, vabbè, di un ostaggio, di un manufatto, insomma, nel quale poi che poi è stato raggiunto, diciamo, in questo caso, vabbè, dai militari, insomma. Viene poi liberato alla fine questo ostaggio. E poi liberato, però questa è una delle applicazioni, diciamo, più in senso probabilmente militare. Però, insomma, sapere la posizione, in questo caso di un ostaggio, ma anche di, appunto, dispersi nell'ambito di protezione civile, quando succede un disastro, un sisma, un'alluvione, sicuramente più o meno la metodologia è la stessa, diciamo, di ricerca e quindi di individuazione sul territorio di persone in pericolo e quindi la possibilità di ubicarle e quindi mandare ad hoc degli aiuti senza che questi vengano dispersi, diciamo, e quindi si perda tempo. Senti, invece, tornando al discorso di prima,
I droni sono effettivamente serviti proprio ad individuare, nel caso per esempio della recente alluvione c'è stata in Italia, a individuare proprio l'ubicazione, come ha detto lei, la posizione delle persone che non si trovavano. Perché naturalmente il drone riesce, per la sua dimensione, per la sua, per la sua modalità di movimento, esatto, a individuare comunque... Voglio dire, è stato proprio attestato, certificata questa cosa. Anche perché poi c'è la possibilità anche di utilizzare sensori diversi, ad esempio anche sensori termografici che rilevano, no, diciamo, la temperatura, no, la differenza di temperatura, e quindi lì è possibile utilizzarli proprio per la ricerca di, nelle prime chiaramente istanti, questo, diciamo, di un disastro. Perché noi siamo sempre soliti associare i dispositivi al drone come la telecamera, la macchina fotografica, no, in realtà ci sono degli sensori, sensori molto più importanti. Sì, nel caso delle persone disperse molte volte si adoperano i cani, cani che insomma grazie al loro fiuto riescono a ritrovare le persone, invece loro hanno proprio questi sensori. Sì, dei sensori termografici che rilevano appunto la temperatura del corpo umano, che è più calda, no, rispetto all'ambiente circostante. Chiaramente per una valanga, insomma, in un ambiente freddo, chiaramente queste sono operazioni da farsi nei primi istanti, insomma subito, perché altrimenti chiaramente la temperatura del corpo umano... Ma sono anche precedentemente programmati però? Allora, la programmazione può essere fatta impostando un piano di volo, insomma, su questo display, diciamo mettendo dei punti georiferiti, e quindi il drone può anche fare un volo in automatico, non in manuale, cioè comandato dal pilota da remoto, ma anche impostando proprio un tracciato dove lui deve andare a volare, a acquisire informazioni. Sicuramente. Senta, tornando un po' al suo ambito di ricerca, che è più, come dire, possiamo dire imprenditoriale, più civile, ecco. Sì, sicuramente. Sicuramente. Io tempo fa ho letto un articolo a proposito di Amazon, questa grandissima multinazionale della distribuzione di oggetti, qualsiasi bene in tutto il mondo. Sì. E loro stanno parlando proprio dei droni, stanno pensando un po' all'utilizzo dei droni per distribuire merce. Forse in alcuni paesi c'è già l'utilizzo dei droni per le merci. Si pensa un po' all'Italia anche in questo senso? Potremmo un giorno o l'altro trovarci di fronte a un drone che ci bussa alla porta? Ma guardi, non lo so, forse potrebbe essere un'applicazione. Sicuramente si devono superare tutte le normative. Barriere di carattere burocratico? Di carattere, diciamo, di sicurezza, perché chiaramente... insomma, un drone in movimento che si avvicina, voglio dire, a una persona che non ha, diciamo, come dire, dimestichezza, insomma, a questi strumenti può anche far male, insomma. Quindi, una notizia però di ultima ora, se mi consenti, prego. Maria, che ho letto da poco, è che anche le Poste Italiane hanno fatto richiesta di poter far... di utilizzare i droni per la consegna della posta. E chiaramente, più o meno il concetto è lo stesso. Chiaramente che questo viene fatto sicuramente in tempi non immediati, perché come diceva l'ingegnere Maria Danzi, si devono superare problemi di sicurezza che non sono pochi, e comunque è una cosa che rispetto alle aerovie tradizionali degli aeromobili sicuramente, diciamo, si potrebbe trovare al di sotto dei 150 metri, che è il limite massimo dove poi ci sono le aerovie degli aeromobili manned, quindi là dove il drone non può più andare, sì, al di sotto dei 150 si potrebbe trovare dei corridoi aerei per questo tipo di diciamo servizio, una sorta di spazio aereo per i droni canalizzato. Ho letto anche un articolo inerente allo sport, il nostro allenatore del Napoli Sarri sembrerebbe utilizzare proprio i droni per poter verificare alcuni avvenimenti calcistici proprio in quella materia Questo è avvenuto ed è stato anche, diciamo, annunciato dai giornali, da tutti i mass media. Però dopo l'incidente di Madonna dei Campigli, dove un drone è caduto a poche distanze dallo sciatore, l'ENAC ha dato delle disposizioni molto restrittive per l'utilizzo dei droni laddove ci sono assembramenti di persone. Lei parlava quindi, di... quindi non si può, non si potrebbe? Sì, si potrebbe laddove ci... innanzitutto il pilota deve essere diciamo autorizzato dall'ENAC per le operazioni critiche.
ci sono tre tipi di livello di piloti: operazioni critiche, semicritiche e, diciamo, amatoriale, tra virgolette, diciamo, per capirci meglio. Ogni brevetto, diciamo, deve essere autorizzato secondo la disposizione, quindi il tipo di modello di potenza dell'aeromobile, sempre dall'ENAC. Quindi se non c'è autorizzazione ENAC, non è possibile far volare un drone. Chi è autorizzato a fare dei voli lo si verifica attraverso il sito web dell'ENAC, laddove ci sono, in un apposito spazio, tutti coloro che hanno chiesto autorizzazione a far volare i droni. E quindi lì, se andiamo a visualizzare quella cosa, non ci sta il nome di Sari. Quindi è stato fatto, diciamo, quando ancora la normativa era ancora lo consentiva. Mi verrebbe da chiedere, torniamo coi piedi per terra, sì, invece, perché lei ha parlato di formazione. E la formazione potrebbe essere applicata alle scuole, in questo senso. In effetti nel 2014 noi abbiamo già iniziato un primo progetto nelle scuole, con la tre giorni per la scuola Città della Scienza, dove noi siamo... Futuro remoto, mi pare. Sì, Futuro remoto è una manifestazione a parte. Scientifica. La tre giorni per la scuola è stata la prima manifestazione ufficiale dove Nova Italia ha, insieme alla Fondazione Cultura e Innovazione, che è presente da oltre un ventennio nella scuola, un progetto per pilota di droni e operatori e assemblatori di droni. Abbiamo fatto nel 2014-2015 corsi di formazione sui droni all'Istituto Giordani di Napoli e al Tassinari di Pozzuoli. Quest'anno, nella tre giorni per la scuola, abbiamo già iniziato i corsi per il Galvani di Giugliano, dove già abbiamo fatto alcune lezioni. Adesso c'è la pausa. Può partecipare a queste lezioni? Chi può accedervi? Le scuole possono fare delle richieste, quindi attraverso i MIUR, i PORN, eccetera, eccetera, per poter avere la possibilità di finanziare questi progetti. Quindi è ancora in essere, diciamo, il progetto? No, dipende anche dalla scuola. È chiaro che, per esempio, chi fa elettronica... Però ad oggi non esiste ancora il progetto delle scuole, oppure qualcuno ce l'ha? No, ne abbiamo fatto. Ah, c'è qualcuno. Di anno in anno si fanno dei progetti per delle classi. Noi abbiamo iniziato al Galvani, un quarto e un quinto, però inizieremo pure dalle terze per il prossimo anno a fare questo percorso tecnico. E in essere anche un progetto per l'ITIS di Torre del Greco, il Pantaleo. Cioè, qualcosa si vede. Già nelle scuole abbiamo messo una pietra miliare come novità. Conosco questa scuola. Quindi qua in quanto tempo si diventa piccoli piloti e poi salutiamo? Diciamo che la formazione viene fatta prima con un precorso, dove si vanno a insegnare le materie base, quindi il regolamento ENAC, che vorrei spendere una parola sul regolamento ENAC, che è visitabile sul sito dell'ENAC. Attualmente nessuno può far volare un drone laddove ci sono assembramenti di persone, quindi matrimoni, eccetera. Sono tutte situazioni pre-regolamento. Ci sono delle Ad oggi non si può, quindi questo è interessante. Ci sono delle sanzioni molto rigide, ci sono multe che vanno dai 50.000 euro ai 100.000 euro. E allora facciamo così, diciamo subito dove si può utilizzare il drone. Si può utilizzare il drone negli assembramenti mai, quindi dove ci sono persone mai. Quindi in campagna, in giardino? No, nemmeno, perché lì pure ci sono... In un terreno dove non c'è nessuno, con un drone piccolo così, come che può essere da 300 grammi, questo drone ha la possibilità di volare senza brevetto, con un limite massimo di altitudine a 70 metri, un raggio dal pilota che deve essere di 200 metri, e quindi può volare senza brevetto, senza autorizzazione. Invece i droni che vanno al di sopra dei 300 grammi hanno bisogno di essere autorizzati nel volo. Il pilota abilitato dall'ENAC può fare, tramite una dichiarazione, il piano di volo, e quindi volare entro i limiti di 150 metri che abbiamo detto. Poi ci andremo a studiare il regolamento, insomma. E quindi praticamente, diciamo,
Se si vede volare un drone è sempre abusivo. È sempre, quasi sempre abusivo e vietato. Benissimo, allora ringraziamo Vittorio Adelfi, presidente Nova Italia Onlus, e l'ingegnere Maria Danzi, amministratore geofotogrammetrica. E direi nonché segretario regionale e dirigente nazionale dell'Associazione Nova Italia, della Campania. Grazie per essere stati con noi. Andiamo in pubblicità e poi mattina 9.